Buongiorno a tutti, come potete vedere sono in una location molto diversa perché sono in vacanza, sono a Barcellona e qua una delle principali attrazioni che volevo vedere era il Museo della Scienza. Sono andato a visitarlo, bellissimo, vi lascio qualche fotina qua che vi fa vedere un pochino il posto quanto era bello e una delle cose in cui sono capitato è stata la zona della matematica e diciamo, l'unico problema che abbiamo subito visto era un problema per il soddisfacimento di vincoli e quindi perfetto da fare in Klingo. Vi faccio vedere un pochino qual era il problema. Allora, in pratica, mi sposto un pochino di qua. C'era una scacchiera, diciamo, 4x4, in cui dovevano essere piazzati 16 edifici, 16 grattacieli. Questi grattacieli erano di diverse altezze e a ogni altezza corrispondeva un colore, quindi avevamo questi quattro qua, questi quattro colori diversi. E i vincoli erano due, non si potevano mettere grattacieli della stessa altezza sullo stesso... diciamo sulla stessa riga, sulla stessa colonna, e inoltre, come potete vedere, la scacchiera era diciamo con dei numeri che potevano andare da 1 a 4 e indicavano quanti grattacieli dovevano essere visibili se visti dalla prospettiva, diciamo, avendo la scacchiera più o meno all'altezza degli occhi. Così, in pratica, cosa vuol dire? Che se un grattacielo è più alto di un grattacielo più piccolo che si trova dietro, quello più piccolo verrà oscurato da quello più grande. Niente, quindi il problema è molto semplice e come vedremo tra poco è anche diciamo scrivibile tramite un programma Klingo che rappresenta esattamente questo qua, questo problema e lo risolve anche molto molto in fretta. È stato divertente e niente, vi lascio al video. Buona visione. Andiamo subito a vedere come si può modellare questo problema in Klingo. Allora, per prima cosa andiamo a dare un pochino diciamo, uno standard, un'idea così da capirci. Abbiamo questa scacchiera che è 4x4, come coordinata X, ovvero la prima coordinata, intendo, diciamo, questo asse orizzontale, mentre per come coordinata Y intendo l'asse verticale. I vari grattacieli, sebbene siano tutti uguali in realtà dall'esterno, preferisco nominarli ognuno con una variabile differente, per cui abbiamo G1, G2, G3, G4 sono i quattro grattacieli gialli e B1, B2, B3, B4 sono quelli blu, eccetera, eccetera, e così via. Dopodiché andiamo a specificare il nostro sistema di coordinate, quindi abbiamo le quattro coordinate che sono i nostri quattro valori che possono avere le caselle e una casella è una coppia di coordinate, quindi se c'è una coordinata x e una coordinata y anche uguali, ovviamente esiste la casella xy. Ovviamente andiamo ad assegnare a ognuno dei grattacieli un colore utilizzando il predicato colore, quindi abbiamo il colore di G1, G2, G3, G4 che è ovviamente il giallo, per il blu la stessa cosa, ops, e per il rosso uguale così come per il verde. Per l'altezza invece andiamo a direttamente utilizzare una regola, ovvero diciamo che per ogni grattacielo blu, ovvero se abbiamo un grattacielo che è di colore blu, allora la sua altezza sarà 1, se abbiamo un grattacielo di colore verde, allora la sua altezza sarà 2 e così via per tutte le varie altezze. Utilizzando gli aggregati come abbiamo visto negli scorsi video, andiamo a dire che per ognuna delle caselle, ricordiamoci che gli aggregati si leggono dal fondo, per ognuna delle caselle XY ci deve essere massimo 1 e minimo 1, quindi 1 e 1 solo, grattacielo, tale che ho assegnato questo grattacielo a quella casella. Quindi vuol dire che ogni casella deve avere un grattacielo. Però attenzione, andando sotto, non basta dire che ogni casella deve avere un grattacielo, perché io potrei mettere in ogni casella sempre lo stesso grattacielo, ci serve anche dire che per ogni grattacielo viene assegnata una e una sola casella, cioè le x e la y, tale che una x e y sono una casella. Come vi dicevo, uno dei primi, diciamo, uno dei vincoli che vengono subito in mente come prima parte di questo problema è di dire che grattacieli dello stesso colore non possono stare sulla stessa riga e sulla stessa colonna. Questo lo andiamo a formalizzare dicendo appunto esattamente in questo modo, diciamo, è impossibile che, questo è un vincolo di integrità, è impossibile che abbiamo assegnato un grattacielo 1 alla coordinata x1y e un grattacielo 2 alla coordinata x2y, con x1 diverso da x2. Quindi abbiamo questi due grattacieli in due coordinate x diverse ma con la stessa y. Ricordiamo che quindi se hanno la stessa y vuol dire che stanno sulla stessa, se hanno entrambi y4 vuol dire che stanno sulla stessa riga. Questo è impossibile. Ovviamente uguale sarà per quelli che stanno sulla stessa colonna, ovvero che hanno la stessa x. E qui possiamo vedere il vincolo che lo spiega. Bene, ora viene la parte un pochino più interessante di tutto il problema, ovvero non rimane che descrivere bene che cos'è un grattacielo nascosto e che cos'è un grattacielo visibile. Allora,
Io ho utilizzato quest'unico predicato nascosto, ma se vedete qua ho utilizzato una costante, non è una variabile, questa perché non inizia con la lettera maiuscola. La costante front indica che se nel predicato nascosto grattacielo x front vuol dire che il grattacielo che è stato assegnato alla colonna o alla riga x, avremo, scusate, alla colonna, perché ovviamente x è una colonna, cioè vuol dire che questi due devono condividere la stessa x, quindi come dicevamo prima è sulla stessa colonna, andiamo a rivedere per sicurezza. Comunque se abbiamo la stessa x è su questa colonna, ok? Quindi quelli che stanno su questa stessa colonna, allora sarà vero il predicato nascosto quando? Quando abbiamo un grattacielo x, un grattacielo assegnato a xy con una certa altezza, ok? Altezza del grattacielo si chiama altezza. Abbiamo assegnato un g diverso, un grattacielo diverso, sempre a x, ma con una y1 che non sappiamo. E abbiamo l'altezza di g div, scusate, di g div, quindi del grattacielo diverso, uguale ad altezza, si chiama così, altezza di quello davanti, che è appunto l'altra altezza. E abbiamo che l'altezza di quello davanti è maggiore dell'altezza. E inoltre abbiamo che la y, che è quella che hanno di differenza, di quello davanti, è più piccola della y di partenza. Andiamo a vedere di nuovo sopra, vuol dire che la y è più piccola, quindi mettiamo che qui ci potrebbe stare g div, mentre per esempio qui ci potrebbe stare grattacielo. È un po' brutta questa visualizzazione, quindi togliamolo. Comunque avete capito, vuol dire che la y, questa qua, è più piccola, ma g div ha un'altezza più alta, quindi vuol dire che il grattacielo è nascosto. Ovviamente, quando è che invece il grattacielo non è nascosto sulla colonna x, guardandolo davanti, sempre ovviamente, quando abbiamo assegnato al grattacielo x, una coordinata x e una coordinata y che non ci interessa, e ovviamente questo grattacielo non è nascosto in x. Lo stesso vale per la vista di lato. La vista di lato, come vedete, mima la stessa cosa, ma invece che parlare della x parla della y. Solo questo non basta, purtroppo, non so bene se a voi può venire in mente il perché, io non lo capisco del tutto bene, ma ho visto che lanciando Klingo si venivano a creare delle situazioni un po' insolite, come per esempio quella descritta in questi vari vincoli, ovvero avevamo che veniva considerato visibile un grattacielo, sia se diciamo se, lo stesso grattacielo visibile in due righe diverse. In realtà questo non dovrebbe essere possibile da come abbiamo scritto le regole, ma sinceramente non capisco il perché Klingo faccia questa cosa. Non importa, per risolverlo andiamo a mettere un vincolo di integrità dove diciamo che questa è una situazione impossibile. Lo stesso vale per il visibile, diciamo, su una colonna X, e però a volte capitava che per qualche motivo Klingo diceva che poteva esistere questo predicato visibile nella colonna X, ma aver assegnato il grattacielo a un'altra colonna. Questo, ripeto, che non ho capito bene il perché Klingo faccia questo ragionamento, probabilmente c'è qualche errore nel mio modo di spiegarlo, ma mettendo questo vincolo di integrità il problema si risolve. Per andare a indicare quanti grattacieli vogliamo visibili in ogni riga o colonna, è molto semplice, andiamo a contare quanti sono i nostri predicati visibile. Per cui, per esempio, abbiamo il predicato visibile di un certo grattacielo nella riga 1, visto da di fronte, quanto deve essere? In un esempio potrebbe essere 3, per la riga 2, scusate, per la colonna 2 potrebbe essere il 2, per la colonna 3 potrebbe essere 1, eccetera. E così lo stesso vale per le righe, perché andiamo a parlare di visto da di lato. Ovviamente il lato intendiamo a sinistra, mentre il front intendiamo visto dal basso. Si potrebbe fare una versione più complicata di questo problema aggiungendo anche la vista invece che dal basso, anche dall'alto e anche da destra, oltre che a sinistra, e aggiungere altri vincoli. Quindi potrebbe essere una versione più, diciamo, più complicata, però diciamo che quello da cui ho preso ispirazione non aveva questa richiesta, quindi non l'ho inserito in questo programma. Come vedete l'ho eseguito e ho ridiretto l'output su un file di testo. Andiamo a vedere che cosa contiene questo file di testo. Questo file di testo contiene il nostro output un pochino difficile da leggere, quindi grazie a una macro riusciamo a vederne subito l'output incolonnato. E andiamo a vedere che ha assegnato in questo modo i vari edifici. Andiamo a vedere se questo, diciamo, utilizziamo un tool grafico per capire se questo effettivamente può avere senso. Ho trovato su internet questo tool grafico che non sarà il massimo, però sicuramente ci aiuta a visualizzare un pochino meglio la situazione e trasferendo la soluzione che è mostrata da questo problema. Come vedete, questo problema è un po' diverso da quello di prima perché ci richiede 2214 e 2123. Andandolo a lanciare, abbiamo una soluzione che trasferita qua ci dà effettivamente una cosa che soddisfa tutti i vincoli.
Come vedete, per esempio, in questa riga, la riga nel nostro esempio 2, abbiamo che sono visibili due edifici. Quali sono questi due edifici? Ovviamente il 2, perché è più grande dell'1, l'1 è nascosto dal 2, e il 4, che non è nascosto dal 2, perché il 2 è davanti. E ovviamente il 4 nasconde il 3, quindi sono esattamente visibili soltanto il 2 e il 4. Allo stesso modo, qua dovevano esserne visibili tre, soltanto due, e sì, sono visibili il 3 e il 4. Gli altri due sono nascosti perché il 4 è più alto. Queste sono le altezze, ovviamente, non i colori, ma i 4 sono i gialli nel nostro esempio, i 3 sono i rossi, i 2 sono i verdi e gli 1 sono i blu. Come potete vedere, inoltre, sono anche rispettati i vincoli di aver messo le varie, diciamo, i vari numeri in posizioni diverse, quindi c'è le varie altezze, ognuna in righe diverse. Per esempio, qua abbiamo il 2 che è messo qui, qui, qui e qui, quindi è sempre in righe e colonne diverse. Lo stesso vale per l'1, il 4 e il 3. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, vi invito a iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto, a condividere il video, lasciarmi eventuali domande nei commenti e eventualmente anche nei commenti potete dirmi se sapete perché c'è bisogno di mettere quei vincoli di integrità in più, perché sinceramente io quello non l'ho capito troppo bene. Ho visto solo che funziona, ma non ho capito bene perché dovrebbe funzionare anche senza di quelli, per come l'avevo pensato io. Vi saluto e vi ringrazio ancora, ci vediamo nel prossimo video. Buongiorno a tutti, come potete vedere sono in una location molto diversa perché sono in vacanza, sono a Barcellona e come prima cosa diciamo e qua una delle principali attrazioni che volevo vedere era il Museo della Scienza. Sono andato a visitarlo, bellissimo, vi lascio qualche fotina qua che vi fa vedere un pochino il posto quanto era bello. E una delle cose in cui sono capitato è stata la zona della matematica. E diciamo, l'unico problema che abbiamo subito visto era un problema per il soddisfacimento di vincoli, e quindi perfetto da fare in Klingon. Vi faccio vedere un pochino qual era il problema. Allora, in pratica, mi sposto un pochino di qua. C'era una scacchiera, diciamo, 4x4, in cui dovevano essere piazzati 16 edifici, 16 grattacieli. Questi grattacieli erano di diverse altezze e a ogni altezza corrispondeva un colore, quindi avevamo questi quattro qua, questi quattro colori diversi. E i vincoli erano due, non si potevano mettere grattacieli della stessa altezza sullo stesso. Diciamo sulla stessa riga, sulla stessa colonna, e inoltre, come potete vedere, la scacchiera era, ops, di qua, la scacchiera era, diciamo, con dei numeri che potevano andare da 1 a 4 e indicavano quanti grattacieli dovevano essere visibili se visti dalla prospettiva, diciamo, avendo la scacchiera più o meno all'altezza degli occhi. Così, in pratica, cosa vuol dire? Che se un grattacielo è più alto di un grattacielo più piccolo che si trova dietro, quello più piccolo verrà oscurato da quello più grande. Niente, quindi il problema è molto semplice e come vedremo tra poco è anche, diciamo, scrivibile tramite un programma Klingo che rappresenta esattamente questo qua, questo problema, e lo risolve anche molto molto in fretta. È stato divertente e niente, vi lascio al video. Buona visione!